tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video dedicato alla gradazione, una formula però diversa da quella solita a cui siamo abituati, cioè la rubrica andiamo a gradare, dove andiamo a vedere le carte che manderò a gradare in un determinato periodo, di solito con cadenza mensile, e poi quando le carte torneranno andremo a vedere il risultato nella rubrica andiamo a scoprire i voti. Questa volta però diverso, video un po' così particolare, perché quest'oggi non abbiamo gradazioni americane ma parliamo di gradazioni made in Italy con Grad, e soprattutto abbiamo un trio di carte un po' particolare. Chi mi segue e mi conosce lo sa già, quando parlo di trio e carte particolari significa una cosa sola, il tris del set base con l'evoluzione finale degli starter di prima generazione. Proprio così, parliamo infatti di Blastoise, Charizard e Venusaur set base, ma dell'edizione Gran Festa. Ho deciso infatti di mandare a gradare questo trio da Grad, rigorosamente etichetta full art. Voi lo sapete, lo vedete qui dietro, io ho una collezione di carte di Charizard appunto di Grad con etichetta full art. Ho voluto realizzare però anche questo tris perché molto semplicemente avevo Blastoise, avevo Venusaur, Blastoise l'ho sbustato io nelle uniche 5 bustine che avevo della collezione che ho comprato della collezione di Charizard a suo tempo, Venusaur l'avevo poi comprato, Charizard non arrivava, ho trovato una buona ma neanche poi troppo alla fine col senno di poi affare, l'ho voluto comprare perché come sapete avrei potuto comprarlo già gradato, si trovava comunque un buon prezzo, i 9, 9 e mezzo. Ho detto no, voglio farlo con le mie forze, e quindi andiamo a scoprire con il cambio di inquadratura, in questo caso a vedere le carte prima della gradazione, facendoci diciamo assistere dall'intelligenza artificiale, l'app Optic Age ritorna, e poi una volta che le carte sono tornate andremo a vedere il voto, tutto però nello stesso video. Iniziamo subito con Blastoise, eccolo qua. Allora, la carta la vediamo come sempre appunto in top loader, però qui cosa c'è da andare ad analizzare? Sono carte moderne, relativamente moderne, quindi sbustate e messe subito nella bustina in top loader, di conseguenza anche mi avvicino, non ci sono segni evidenti di nessun tipo di danno o di puntini bianchi, le superfici quindi le prendiamo per buone. Quello che dobbiamo valutare insieme è sicuramente la centratura. Io non ho strumenti appositi, ma andando un po' ad occhio cercando di vedere, ritengo che la centratura sia molto buona, e andiamo a vedere che voto ci dava l'applicazione Optic Age. Ottimo, un voto che direi molto alto, in linea con le aspettative di una carta moderna, non è 10 anche se si poteva magari sperarlo, comunque mi conforta, staremo a vedere cosa ne pensa Grad. E dopo Blastoise ecco qua Charizard, lo stesso discorso vale per lui, andiamo a vedere le centrature, mi sembra ottimo il fronte e altrettanto buono il back, chiaramente come detto anche qui non ci sono evidenti problemi anche di superficie e quant'altro che ho controllato, andiamo a vedere che cosa ci dice l'applicazione. Ecco, in questo caso purtroppo l'applicazione non ci dà il 9, ma un 8 che supera l'8.5 non mi conforta molto, sinceramente mi preoccupa, perché sinceramente Charizard in modo particolare avrei voluto provare ad ambire a voti alti, ma come obiettivo, diciamo che obiettivo minimo, per quanto non possa sembrare comunque facile, avere la tris di 9. Quindi staremo a vedere se in questo caso l'applicazione è stata più severa o magari ha sbagliato, in questo caso speriamo che sbagli e mi diano invece Grad un voto 9. Staremo a vedere che voto mi darà Grad. E adesso è la volta di Venusaur, eccolo qua.
Mi avvicino un po' per zoomare, come vedete qui abbiamo un'ottima centratura, vale lo stesso discorso delle altre due carte, anche il back mi pare ottimamente centrata, se vogliamo trovare un difetto che nelle altre non rilevava, non so se lo notate, qua c'è un lieve, si vede forse meglio da qua, un puntino, probabilmente è stata tagliata un po' male la carta, e l'unico difetto che non è presente nelle altre carte, appunto sono carte moderne, però lì c'è. La centratura comunque mi sembra ancora una volta ottima, quindi andiamo a vedere che voto le ha dato l'applicazione Optic Edge. E come per Blastoise anche Venosaur supera il 9, quindi Optic Edge mi conferma l'aspettativa, quindi staremo a vedere poi che voto prenderanno da grad. Ed eccole qua tutte e tre insieme prima di partire per dire che l'applicazione Optic Edge da un lato mi conforta, ma da un lato mi fa tremare perché Charizard non raggiungerebbe il 9, quindi speriamo nel meglio possibile, e salutiamo le carte che adesso partono per grade e le vedremo al loro ritorno. Ed eccoci qua tornati. È trascorso circa un mesetto dalla registrazione precedente, e cosa abbiamo qua? Abbiamo le due scatolette di grade. Questo significa che le carte sono tornate, quindi andiamo subito con il cambio di inquadratura ad aprirle insieme. Ed eccole qua le nostre amate scatolette di grade. Una è pienissima, l'altra un po' meno perché ci sono tre carte, sono fatte per due, quindi una un po' più pesante dell'altra. Ma senza indugiare oltre, andiamo ad aprire la prima da due e vediamo che carte vengono fuori. Ed eccola qua, andiamo ad aprirla dal sotto come facevo spesso e volentieri all'inizio, proprio per evitare di spoilerare subito il voto. Allora, andiamo qua e vediamo subito dell'azzurro, quindi questo significa che qui abbiamo Blastoise. E allora io farei così, la tiro fuori magari dall'alto, faccio non scorrere l'ata con un gioco incredibile di prestigio delle mani. Sono anche un po' prestigiatore, no, non è vero. Eccolo qua, abbiamo Blastoise. Allora, se la memoria non mi inganna, la valutazione di Optic Age era superiore al 9. Ora non ricordo esattamente di quanto, ma era superiore al 9. Andiamo subito. Oh, e vedo qua un bellissimo 9,5. Quindi, grande risultato. Sono veramente, veramente stracontento perché insomma Optic Edge mi aveva fatto sperare. Iniziamo subito alla grande con questo 9,5. Beh, la carta l'avevamo vista, era bellissima, quindi insomma non avevo dubbi, no, però va bene, sono contenta. Mettiamola qua vicino alla sua prevoluzione. Diciamo che questa carta l'avevo sbustata io, quindi direi che sono stato molto molto fortunato perché sbustandola capita quello che capita. Quindi mettiamola qua appunto vicino, anzi sopra la sua pre-evoluzione Squirtle. Andiamo subito. Ho già visto, ho girato l'occhio con la seconda carta. Guardate un po' chi c'è. Si parla di rosso, quindi abbiamo Charizard la fiamma. Qui è il voto che fa tremare più di tutti perché, come ho detto, Optic Age, facciamo mente locale, aveva dato un voto superiore all'8,5, mi pare un 8,6 o 8,7, quindi mi faceva un po' sudare perché questa carta, oltre a essere bellissima e amatissima, guardatelo, eccolo qua, bellissima anche questa sua versione, è bella. E ricordiamoci, prima di scorrere al secondo voto, che l'obiettivo è sempre quello. Lo sapete, avere un tris con lo stesso voto. Quindi diciamo che partiamo subito da un risultato importante, da un punto di partenza molto alto, perché parliamo del 9,5 di Blastoise. Comunque, basta, voglio vedere. Oh,
ed è 9.5 anche per Charizard. Guardatelo qua, mente plus favoloso. Sono contentissimo perché Optic Age questa volta mi fa un piccolo scherzetto facendomi credere che non potesse arrivare al 9, invece arriva addirittura a 9.5 da grad, quindi sono super felice. Qui siamo 2 su 3, attenzione, potrebbe essere un record, un po' che YouTube Italia record, perché qui siamo già 2 su 3, manca solo Venusaur, che ricordiamo per Optic Age era quello col punteggio 9.8, quindi la tris perfetta è vicinissima. Andiamo comunque a vedere ancora un po' questo Zardone, era molto bello. Secondo me Optic Age probabilmente ha visto qualcosa che non c'era per dargli 8.6 8.7, guardatelo. E non ci posso credere, ragazzi, qua scusate, purtroppo c'è l'illuminazione che mi rovinerebbe un po', quindi lo tengo un po' più basso. Mettiamolo qua con la fiamma di Charmander, abbiamo 9.5 9.5. a questo punto l'ultima scatoletta non può che essere Venusaur, quindi andiamo subito ad aprirlo per scoprire, vediamo un po' come è andato il Venusaur. Allora, qua si può andare un po' più veloce perché tanto sappiamo che lui, eccolo, allora era la carta col voto più alto di Optic Age, e vediamo subito, ed è 9.5 anche per Venusaur, quindi incredibile, al primo tentativo con le carte 2 selezionate da me, Charizard, Venusaur e Blastoise sbustato, riescono ad arrivare tutte e tre al primo colpo da grad con 9.5. Che soddisfazione incredibile, è veramente un momento appagante, non perché 9.5 è un gran voto, sono comunque carte moderne, di conseguenza insomma può esserci un po' più di facilità rispetto alle vintage che siamo abituati a vedere sul mio canale, ma è la soddisfazione di essere riuscito a completarlo in un solo colpo, la tris che io amo di più, con un voto fantastico, incredibile, come 9.5. Ed eccoci qua tornati con l'inquadratura su di me insieme alle mie bellissime carte. Non posso che essere super felice e orgoglioso di essere riuscito in un colpo solo, al primo invio, a prendere per tutte e tre le carte lo stesso voto, e comunque non un voto banale, anche se sono carte moderne, perché 9.5 9.5 9.5 è un risultato sicuramente degno di nota. Voi lo sapete, io sono legatissimo al set base in tutte le sue forme. Quando è uscito il 25esimo anniversario non mi sono tirato indietro. Per carità, ci ho messo tanto tempo perché Blastoise l'ho sbustato a suo tempo nell'unica confezione comprata al day one, è stato da GameStop alle 9, è stato uno dei primi, ce n'erano solo 3 libere, io sono riuscito a comprarla, la collection di Charizard, però quella di Lance Charizard, e ho trovato Blastoise. Venusaur l'ho comprata a suo tempo, Charizard 2 mesetti fa, le ho selezionate raw, ne sono molto orgoglioso, anche se la storia appunto l'ho trovata, ma direi che sono stato fortunato. Gli altri 2 li ho selezionati, sono contento che abbiano ottenuto questo fantastico riconoscimento da grad, e quindi, dato che si tratta della mia collezione personale, entra di diritto all'interno dell'espositore qui dietro, quindi questa riga che voi vedete adesso sarà nei prossimi video occupata e dedicata a questo fantastico trio. Considerazione doverosa è quella di fare un confronto con quelli che sono stati i voti che ci ha dato Optic Age, che abbiamo visto nella parte iniziale di video. Beh, sicuramente sono rimasto molto soddisfatto di Blastoise e di Venusaur, che hanno di fatto confermato 9.5, ma sono felicissimo di Charizard, che ha smentito il voto ottenuto da Optic Age, che gli dava un 8.6 7, insomma non neanche 9, prende invece 9.5 da grad, quindi sono veramente felice, non solo perché rovinare il tris mi sarebbe dispiaciuto, ma soprattutto perché si trattava di Charizard, ma perché comunque, indipendentemente da questo scarto di qualche voto decimale, appunto perché Venusaur era dato 9.8 e 9.5 qualcosa di meno, ma non poteva essere 10 evidentemente, quindi devo dire che l'applicazione Optic Age si è mostrata molto precisa, accurata e in linea con quella che è stata la valutazione di grade, quindi sono super contento anche di questo. A questo punto comunque la domanda è d'obbligo:
qual è la tua carta preferita tra queste tre. Il voto è lo stesso, quindi non c'è neanche il dubbio di dire preferisco quella che ha preso di più. Quindi scrivi nei commenti quale delle tre carte è la tua preferita. E come sempre ringrazio tutti quelli arrivati fino a questo punto del video. Vi invito, se il video vi è piaciuto, a mettere mi piace, iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, a seguirmi anche su Instagram Cesi in classe casa Pokéseller Francesco e a visitare anche il mio piccolo store eBay Pokéseller Francesco, appunto, dove troverete tante carte gradate, raw, materiale, e c'è un grosso assortimento, quindi passa a vedere, magari trovi qualcosa di utile per la tua collezione. E a questo punto vi saluto al prossimo video. Ciao! Ciao!